Allora, oggi parliamo di sala, abbiamo degli esponenti super esperti e persone molto interessanti che hanno fatto un percorso nella ristorazione dando importanza alla sala. E, ve li presento innanzitutto, quindi Antonello Magistà del Ciao ristorante Pascià. Buonasera a tutti, grazie. Poi abbiamo Mattia Spedicato, che è un sommelier 3 stelle, che ci rappresenta a Copenaghen, Geranium. Di la verità manca una piccola dicitura, io della verità sono il secondo maître del ristorante, però magari è mancato, secondo me, ma sono anche sommelier. Quindi... Ah ok, quindi sì. Vabbè, troppi titoli, quindi non sapevamo cosa mettere prima, però insomma dai, ci rappresenti a Copenaghen e rappresenti la cucina e l'Italia. Rappresenta il reddito più alto. Esatto, sicuramente, pro capite sicuramente, però anche quello più tassato sicuramente. E Benedetta Fullin del ristorante Local, una stella Michelin a Venezia. Grazie mille per e anche qui. Tu ripetimi il tuo nome, scusami. Manuel, sei del ristorante Venezia, esatto. Poi ristorante Già Sotto l'Arco. Il tuo nome è difficilissimo, quindi me lo devi ripetere. Teodosio, grazie. E Alessandro Pipero, non ha bisogno grazie. Di presentazioni, perché qua lo conosciamo tutti, dai, possiamo dire. Allora, tanti gli argomenti di cui possiamo... Scambiatevi i microfoni, altrimenti ci sono delle interferenze. Ok, perfetto. Va meglio? Grazie, sì. Ok. No, meglio prima, forse. No. Ok, allora iniziamo con Antonello, dai, che è qua alla mia sinistra, è pugliese come me, quindi mi aiuta ad iniziare questo talk. Volevo capire un pochino, Antonello, come avete dato importanza alla sala, no? Veniamo da anni in cui la ristorazione era molto focalizzata sulla cucina, gli star chef, e quindi sempre abbiamo parlato, abbiamo raccontato i piatti, l'importanza dello chef, che assolutamente non vogliamo sminuire in questa sede, anzi... Abbiamo appena avuto un pranzo fantastico, però la sala sta avendo sempre più importanza, finalmente ce ne stiamo accorgendo, giornalisti, opinion leader, ma anche voi stessi forse state prendendo una consapevolezza diversa, no, nella sala. E cosa è cambiato e da quando, secondo te? Ciao, ancora buon pomeriggio a tutti. Allora, nel mio caso, devo dire che il ristorante... un po' perché è stata una mia volontà, è stata l'evoluzione del caffè di famiglia che quindi poi ho aperto al primo piano del palazzotto in cui eravamo nel centro storico di Conversano, e perché paradossalmente ho immaginato del ristorante nel mio progetto prima la sala e poi la cucina, ma non per sminuire la cucina, ma perché davo quasi per scontato che all'inizio, dovendo coinvolgere mamma in cucina, che non è chef, autodidatta, e mi piaceva l'idea, quindi in una casa, perché eravamo al primo piano di questo palazzotto, in una casa mi piaceva l'idea di coniugare un'ospitalità e un'accoglienza formale ma non troppo, familiare, che mettesse a proprio agio tutti gli ospiti che venivano a trovarci, con una cucina rassicurante, quindi la cucina di una mamma declinata quindi in un ristorante di pochi coperti, 24-25 coperti, dando importanza quindi sia all'ambiente, perché poi è vero sala e cucina, però io ritengo che un ruolo fondamentale lo rappresenta anche per fare un'esperienza completa anche il contenitore, quindi le attenzioni, i dettagli, naturalmente sono sicuramente un ruolo a cui la sala deve ottemperare, però non sono scontati, e quindi ho immaginato il ristorante così, avevo 22 anni, quindi sicuramente avrò fatto tanti errori. Adesso non posso chiederti però quindi che anno era, che stavo per chiederti, sennò poi ci facciamo i conti. 98. Quindi... 98, no, i conti sono facili. Quindi il percorso naturalmente
ero consapevole che dovesse essere in salita, che quindi sugli errori di una famiglia che comunque non aveva mai, compreso me, avuto la possibilità, per quello che è la nostra storia, di lavorare in un posto, in un luogo che fosse diverso dal nostro stesso ristorante. Quindi non posso dire, magari come spesso molti amici, colleghi o colleghi che insomma stimo, di aver fatto un percorso in cui ho messo insieme diverse esperienze per poi riportarla a casa. Io non ho mai avuto la possibilità, dicevo, per una serie di ragioni, di lavorare in un ristorante diverso dal mio, quindi degli errori dovevo naturalmente interpretarli come un investimento su me stesso. Quindi questo è stato il percorso. Naturalmente dovevo necessariamente farmi seguire da seguire un principio nell'essere poi attento a tutto, e il principio non poteva che essere quello, parentesi, considerando che nonostante la giovane età mi piaceva molto fare il cliente e giravo molto per passione, quindi il principio da cui mi sono fatto guidare non poteva che essere quello di far star bene i nostri ospiti a Pascià, così come sarebbe piaciuto star bene a me in altri luoghi. Quindi pare una cosa scontata, banale, però è una cosa che mi ha aiutato a neutralizzare, intercettare, non commettere, o piuttosto che non commettere, limitare tantissimi errori. Quindi inizialmente era un'accoglienza genuina in un ambiente signorile. Poi però ti faccio una domanda, quindi mi parli di ristorante familiare, la mamma in cucina, accoglienza appunto di casa, no? Però stiamo parlando comunque di un ristorante stellato, cucina, no, sì, fine dining, quindi no, però dammi tre elementi, ti faccio una domanda difficile adesso, tre elementi che caratterizzano una sala di un ristorante come quello che tu hai, da poi una trattoria, da un ristorante appunto familiare, accogliente, che fa star bene comunque la gente, però stiamo parlando di un altro tipo di ristorazione, dimmene solo tre. Allora, questo che vi ho detto è stato l'inizio, insomma, è un po' il modo in cui ho iniziato l'attività e con cui ho iniziato il Pascià. Poi quali sono stati gli elementi cardine per cercare di perfezionarci? Ed è un processo che non è compiuto, nel senso che tutt'oggi cerchiamo comunque di fare sempre meglio rispetto al giorno precedente. È stato all'inizio quello di interpretare il luogo in cui eravamo. Quindi eravamo in un luogo che era una casa, voglio dire che non mi piaceva l'idea di calcolare, perché questa è una cosa importante che spesso distingue il ristoratore dall'imprenditore della ristorazione, e cioè quella di calcolare il numero di coperti che un luogo può fare. In genere un imprenditore della ristorazione mette in ordine potenziali ricavi e costi certi per poi mettere, insomma, costruire una sala, e inevitabilmente questi numeri ti costringono a mettere su un numero di coperti importante. A me c'erano due cose che ho messo insieme: uno, quello di non, che avevo, oltre che il dovere di fare il ristoratore, di fare il mio lavoro, avevo anche un dovere / rispetto di quello che era il ruolo, è vero, di una chef, ma anche di una mamma, quindi non volevo sovraccaricarla e incasinarla, voglio dire, e non volevo farla pentire della scelta di sacrificarsi per il progetto del figlio, insomma, fondamentalmente. E poi quello che, a mio avviso, l'errore che spesso si fa è quello di calcolare gli spazi, di calcolare i coperti in base agli spazi a disposizione che sia in sala. Invece i coperti devono essere inevitabilmente calcolati in base agli spazi tecnici che hai a disposizione per poter soddisfare quei coperti. E quindi questa è spesso la linea che marca la differenza tra quindi la mia, a prescindere dal tipo di cucina, che poi può essere, come, così come il percorso in sala, sempre in crescita, però
l'obiettivo principale era quello di far star bene gli ospiti in sala, di poterli farli star bene, come all'epoca, magari, voglio dire, stiamo parlando di 24 anni fa, non era scontato, almeno nelle nostre zone non era scontato. Assolutamente che, no. Poi da così piccolo, insomma, magari avevo qualche anno in più, avevo già iniziato, ebbi la fortuna tramite amici, un po' tramite la mia ricerca, di essere ospite e cliente di un amico come Teodosio, che hai alla tua destra, già sotto l'arco a Carovigno, che da sempre, non lo nascondo mai, lo dico sempre perché è la realtà, ho sempre preso, ed è questo importante per tutti, anche chi si affaccia oggi al nostro tipo di lavoro, di crearsi dei modelli, delle persone a cui ispirarsi, che non significa copiare, ma significa prendere dei buoni esempi, certo, e prendere cose. E io ce l'avevo vicino a 60-70 chilometri di distanza. Siete ancora più vicini, visto che l'hai tirato in ballo, allora a questo punto scatta la domanda anche per lui. E che devo dire, quindi, di conseguenza, ancor prima di noi, aveva già avviato un percorso di qualità in sala, di un lavoro perché di qualità in sala. Perché devo dire che in Puglia forse siamo arrivati un pochino in ritardo, no? Con il discorso rispetto ad altri, attenzione ad altri alla sala, territori, forse sì. Sì, direi forse di sì. E quindi Teodosio sei stato preso come esempio, e cos'era che caratterizzava, che caratterizza la tua sala? Intanto ringrazio Antonella, e Antonello, anche una figlia che si chiama Antonella, ringrazio Antonello. Non per altri. Antonello per questa dimostrazione di stima, ma è veramente reciproca, siamo come fratelli, lui lo sa. Io come lui sono autodidatta, ho iniziato giusto due culacchi, come si dice dalle nostre parti, ho iniziato in un'osteria di famiglia, un'osteria vera, dove non c'era il servizio, dove non c'era attenzione, era un luogo, sto parlando di 50 anni fa, ed era un luogo non raccomandabile, un luogo dove i frequentatori delle osterie erano un po' la parte più debole, più fragile, più povera, più meno ambiente della società. Io ho iniziato lì, in questo ambiente, ma la voglia crescendo, la voglia di riscatto, la voglia di crescere, la voglia di misurarsi, facendo anche scelte molto drastiche, mi ha portato, insieme con il sostegno prima della mia famiglia e poi di mia moglie, ad avere un ristorante che ci siamo fatti su misura, considerando il fatto che noi non avevamo esperienze, né io né lei, non abbiamo mai lavorato neanche come un extra in nessun posto, ci siamo fatti da soli, quindi sia l'impostazione, la filosofia di cucina, e anche la sala, l'ospitalità. Poche regole, attenzione verso l'ospite. Io penso che uno che venga già sotto l'arco e ti ha prenotato dalla Norvegia, dalla Svezia, dalla Germania, dalla Francia, dall'Olanda, come succede a tutti i nostri ristoranti. Merita un'attenzione particolare. Oddio, ti ha prenotato 6 mesi prima, 2 mesi prima, sta aspettando delle cose. E noi, che siamo quelli che lo accogliamo, e siccome il feeling, l'attenzione verso una persona, se si fa questa magia, avviene in pochissimi secondi. E lì è nostra cura fare questo. Quindi la prima cosa, l'accoglienza, l'attimo immediato dell'accoglienza. Un sorriso non costa molto, un bel buongiorno, un prego, si accomodi. Questo è fondamentale. Poi altre cose, come diceva Antonello, fai quello che vorresti fosse fatto a te. È normale, se io vado in un ristorante, a me piace che il maître o il proprietario si avvicini e mi chieda, no? Giusto due informazioni, da dove vieni, quali sono i tuoi gusti. Cioè, si sta interessando a me. Si sta interessando a me. E questo ti fa sentire un po' a casa. Logicamente deve essere supportato poi dall'ambiente,
la pulizia, la qualità dei cibi e tutto il resto. Un'altra cosa in cui io sto molto attento è cercare di capire quanto posso avvicinarmi alle persone. Questa è una questione di sensibilità. La sensibilità forse è uno degli elementi più preziosi. Avvicinarmi fisicamente, no? Avvicinarmi fisicamente anche, però quello è una cosa che devi stabilire, non puoi invadere la gente, lo spazio intimo. No, proprio lo spazio di stargli vicino, di chiacchierare, ma poi potrebbe uno non volerti vicino, stare per i fatti suoi. E queste sono cose che devi percepire. L'altra cosa che io non sopporto e non faccio mai, quando arriva il piatto a tavola, lì non ci deve essere nessuno. Dai, diciamolo ufficialmente. Deve essere tutti via. Al momento del tavolo, cioè del servizio, può esserci che ci siano tre camerieri su un tavolo e il sommelier. Ma una volta che è arrivato il cibo, il vino, devono sparire tutti. Deve esserci gli ospiti e il cibo. Cioè piccole regole, piccole cose semplici, fino poi al saluto finale, senza essere stucchevoli, per carità. E questi sono i miei principi. Grazie Teodosio, no, veramente sono piccole regole, ma mi sembrano fondamentali e veramente non comuni. Quello del piatto a tavola devo dire che è una cosa che è importantissima, ma che diamo, non possiamo dare per scontato perché non sempre succede. Allora, capita di andare in posti o siamo colleghi, ci riconoscono e anche l'entusiasmo di stare con noi, di condividere certo. L'esperienza e quindi stai lì, ti è arrivato il piatto che si sono impegnati a farti e tutto il resto e non sai se parlare, mangiare, ascoltare, cioè quindi diventa un po' un problema. È una questione di sensibilità, dai, diciamolo. Allora Alessandro, eccomi. Tu invece prima di aprire il tuo ristorante hai fatto vari giri, poi forse sei diventato troppo ingombrante, la sala stava diventando più... No, non lo possiamo dire questo. Però devo dire che sei conosciuto come uno di quelli che hanno reso la sala importante e molti ristoranti hanno il nome dello chef, il tuo ristorante ha il tuo nome. Cosa cambia quando il nome diventa quello del maître e non più quello dello chef? Cioè cosa si aspettano le persone entrando in un ristorante dove il nome è quello, il tuo appunto, non più quello dello chef? Eccomi qua, allora intanto grazie e provo a rispondere. Vai. Il nome cioè conta o non conta, nel senso il problema è che il sistema della ristorazione fa sì che tutta l'attenzione l'attira la cucina e quindi quando un semplice maître, cameriere, ragazzo volenteroso apre un ristorante con il suo nome e magari riesce pure, nel caso mio, e poi ovviamente diventa tra virgolette famoso e una star, ma perché è solo, non perché è più bravo degli altri o perché è migliore del cuoco. E se invece il sistema fosse un po' più equo sarei uno dei tanti, bravo, eccetera eccetera. Quindi da lì è nata, diciamo, la mia fama, come dici tu, no? Ma volevo dire un po' di cose, nel senso che loro hanno detto tutte cose giustissime, ovviamente, però siamo qui e quindi facciamo un po' di polemica quando ci ricapita. Vai, ci piace. E quindi magari il lavoro nostro è una cosa seria e la crisi nasce perché nessuno di noi ha la possibilità di fare gol, no? Faccio sempre l'esempio col calcio perché più o meno capiamo tutti. Cioè, più o meno, I camerieri, noi siamo qua perché più o meno l'abbiamo fatto, ma ripeto, hanno chiamato noi perché solo noi ci siamo. Non so se mi spiego. Cioè, un cameriere, un maître che apre il ristorante e prende la stella assumendo chef bravi, eccetera, sono pochi in Italia. Perché la mia analisi qual è? I camerieri non aprono i ristoranti perché poi giustamente le guide prendono il premio e chiamano lo chef. Io quando ho preso la stella Michelin sono andato a Milano con lo chef, a lui l'hanno fatto entrare, io sono rimasto fuori. Questo lo dovete sapere. Ma non il ristorante era nome tuo. Ma ripeto, non è polemica, ci mancherebbe altro. È normale che poi c'è crisi di camerieri, c'è crisi di maître, c'è crisi di ristorazione. È normale, no? Se pensiamo che noi abbiamo tutti i ristoranti, come si dice, gastronomici, gourmet, mo va di moda sta parola. Dove più o meno a tavola passiamo 3 ore, chi più chi meno, e più o meno mangiamo 10-15 piatti.
ogni piatto per mangiarlo, viste le nostre porzioni, ci vuole un minuto. Quindi noi mangiamo 15 minuti e 2 ore e 3 quarti, e un'ora, insomma, quello che rimane dipende dalle altre cose. Quindi non può bastare un lampadario, tu vestita con la minigonna, servono altre cose. Serve il carisma, serve la psicologia, che cazzo ne so che serve, capito? E quindi queste cose, chi te le insegna? Abbiamo detto in 3 persone, e loro poi seguiranno, che la dote più grande deve essere la psicologia. E la psicologia nella scuola alberghiera non si insegna neanche nella sala, nella ricreazione. Ci sono 2 ore di educazione fisica, e questi sono i risultati. Ci sono 3 ore di religione che senza offesa non servono a nulla. E poi manca la psicologia. Che noi senza psicologia non possiamo neanche aprire un ristorante. Perché Secondo te questa sensibilità è una cosa che si impara o una cosa con cui si nasce? Ma no, entrambi però. Per esempio di lasciare, no, il cliente mangiare. Sicuramente io quando arriva il piatto, con questo carattere che ho ci sono pure nato, però alcune cose le avrò anche imparate. Quindi se le ho imparate le possono imparare pure altri. Anche Ducas magari è nato con un dono, ma se non andava in cucina non lo sapeva, no? Quindi c'è tutto, però seppure il 50% si può insegnare o imparare, facciamolo. Io non lo so da che dipende, perché poi ho parlato mezz'ora, ma la soluzione neanche io ce l'ho. Se l'avessi avuta, capirai. Però ce la mettiamo tutta. Quindi io dico, no, aprite i ristoranti, cari maître. Un maître che lavora in un 3 stelle Michelin, no? E c'ha tutto, c'ha tutto, una star. Qual è il suo passo dopo? Adesso glielo chiediamo, visto che sta qua. No, vabbè, lui però lavora anche... Lui non lavora a un posto comune, però. Cioè, lui dopo di quello no. Si è ammazzato. No, ma infatti... Mattia, non ti ammazzare, no. Però... No. Mattia già appunto lavora in un 3 stelle a Copenaghen. E come ci raccontava sommelier, aiuto maître. E cosa fai dopo? Poi ti faccio cosa fai adesso. Ma bella parliamo domanda. Prima di futuro e poi di presente. Bella domanda. Rispondiamo però, a Pipero. È chiaro che dopo che inizi a lavorare per un ristorante del genere, a un certo punto inizi a farti quelle domande. Cosa farò una volta? Sì, chiaramente il mio sogno più grande è senza dubbio aprire un posto tutto mio dove posso esprimere il meglio di me stesso, il meglio di tutto ciò che ho imparato durante tutti questi anni. Questo sarebbe il sogno più grande. Non lo so se sarà in Puglia, se sarà a Milano, se sarà a Copenaghen, se sarà a Capo Nord, però chiaramente quello sarà il sogno. E poi tutti imprenditori qui, io sono l'unico che lavora qui. Una cosa raccontaci che... Raccontaci un po' anche del presente, ecco, com'è organizzata adesso la sala, e poi vorrei sapere quanto ci metti di terrone nella sala a Copenaghen. Tutti lo sanno, tutti coloro che riescono a viaggiare a Geranio, io cerco sempre di chiaramente portare la mia pugliesità a Copenaghen. Dall'inizio alla fine serata cerco anche di chiaramente coinvolgere tutti gli ospiti, facendoli sapere che io vengo dalla Puglia, che la Puglia è la regione più bella al mondo, non me ne vogliate voi ragazzi che... lo sanno tutti, però in ogni caso prima volevi 3 punti da Antonello. Sì, i miei volentieri. 3 punti sarebbero l'empatia senza dubbio, il servizio è importantissimo, e poi il terzo, che secondo me è il più importante che riguarda Geranium, è la personalità. Ciò che cerchiamo nei nuovi ragazzi che vengono sempre a lavorare da noi, non è, potrebbero avere il curriculum più interessante al mondo, però se in pratica non sono sensibili, non hanno empatia, non hanno psicologia, come dice Alessandro, noi non riusciamo a lavorarci bene insieme, perché alla fine siamo anche un team molto affiatato che riesce a riconoscersi con uno sguardo, riesce a capire tutto ciò che accade all'interno del ristorante, tra sala e cucina. Perché la cucina, sì, ha un ruolo fondamentale, e soprattutto da noi a Geranium abbiamo anche, diciamo, distrutto quelle barriere che porta la cucina alla sala, che abbiamo fatto. In pratica Rasmus e Soren, che sono i proprietari di Geranium. Non litigate tra cucina e sala? Mai, mai, mai. Miracolo. Ma alla fine... Miracolo danese. È finita l'era di Gordon Ramsay per me, con tutto il rispetto per Gordon Ramsay. Alla fine quello che dobbiamo fare è cercare di sempre di creare l'ambiente migliore, non solo per noi lavoratori, ma anche per i nostri commensali.
e lo possiamo fare solo creando un ambiente che sia fresco, dove tutti abbiano la possibilità di esprimere la loro personalità. Una delle cose che mi è rimasta più impressa da quando ho iniziato a Geranium, anzi è stato il primo giorno, che per me Geranium il primo giorno è stato il più traumatico. Quando è stato il tuo primo giorno? 19 agosto 2015, lo ricordo. Infatti io andai in bici a Geranium, ero 8 km di bici, perché a Copenaghen vanno tutti in bici, a prescindere. Abbiamo preso tutto, sì. A Copenaghen andiamo tutti in bici. Arrivai di fronte allo stadio, perché Geranium si trova nello stadio del Copenaghen della nazionale, e dissi: ma è possibile che uno stadio bistellato a quei tempi ci possa essere uno stadio, un ristorante in uno stadio di calcio? Perché alla fine in Italia gli stadi di calcio alla fine non sono proprio posti frequentabili. Esatto, però insomma era particolare. Riuscì ad arrivare e poi trovai tutta questa freschezza da parte dei colleghi, da parte dei superiori e della proprietà stessa, che veniva a chiedermi come era andato il viaggio, se potevano fare qualcosa per migliorare la mia situazione all'interno del ristorante, se avevo trovato l'alloggio, perché la situazione alloggi anche a Copenaghen è molto, molto particolare e dura. E quindi in un certo senso riescono chiaramente a creare l'ambiente giusto per noi per poter rimanere. Che altro? Calorosi, quindi, questi sì, danesi. Sì, sì, col fatto, il fatto stesso di essere, cioè, noi abbiamo anche la concezione dei danesi, no, mia moglie è danese, la concezione dei danesi che siano gente fredda, in parte lo sono, però in realtà io ho imparato più dal modo di fare dei danesi, dall'accoglienza calorosa che loro danno a noi, cercando anche di rompere i canoni di ristoranti molto impettiti, quindi cercando soprattutto di spingere i ragazzi ad essere se stessi, e ognuno di noi chiaramente con la nostra internazionalità, a prescindere dal fatto che siamo un terzo dei ragazzi che lavorano a Geranium sono italiani e io sono il più terrone di tutti, il resto vanno tutti da Roma in su. quindi ognuno di noi porta quel mattone di personalità che alla fine costruisce un muro duro che è alla fine l'esperienza del cliente, dell'ospite. Questo è strabiliante, insomma. La personalità è la cosa più importante che ricerchiamo. Anzi, abbiamo molta difficoltà, soprattutto al giorno d'oggi, con gente che ha lavorato per ristoranti tristellati in giro per il mondo, ha lavorato per tanti anni. Che sono ingessati e non riuscite Sì, soprattutto per il fatto che sono ingessati, ma anche perché non riescono a capire il modo in cui lavoriamo, perché noi siamo molto più aperti, open-minded, chiaramente il modello scandinavo ne fa l'esempio, e quindi alle volte si trovano in difficoltà, però una volta, insomma, capito il modo in cui lavoriamo, accolti, o vanno via o rimangono e insomma danno il meglio di loro. Grazie Mattia. Allora Lucia, l'unica donna qua in mezzo. Ci allora, sono abituata anche al ristorante. Ecco, volevo chiederti donna. Proprio questo, infatti. Raccontami un po' la tua sala, è una sala al femminile, sei l'unica donna anche là, e cosa c'è di femminile nel tuo modo di impostare la sala? Quali sono, diciamo, le caratteristiche? Raccontami un po'. Beh, io sono una donna un po' maschile, se posso dirlo. No, insomma, parto anch'io dal dire che non ho mai lavorato in sala prima di aprire il local. E il local era un sogno mio e di mio fratello, di aprire un ristorante che un giorno, chissà, magari diventerà un grande ristorante. E lavoravo a Londra come marketing manager per un hotel che all'interno aveva un ristorante stellato, quindi così nasce la passione, mentre mio fratello lavorava nella struttura di famiglia, che è un piccolo hotel, con un ristorante annesso dove facciamo cucina tradizionale veneziana da sempre. Sì, a Venezia. Lo aprì la nonna negli anni 60. E appunto volevamo portare innovazione a Venezia, fare qualcosa, insomma, che
potesse un giorno far parlare in positivo della nostra città, che amiamo da impazzire. È la città più bella al mondo. Ecco, non me ne vogliate. Ognuno dirà calzo mulino, però in effetti Venezia, insomma, stiamo parlando di un posto meraviglioso. Posto meraviglioso che tra l'altro negli ultimi... Una regione. Esatto, una cosa è dire la città, l'altra... Esatto. Ecco, però in effetti dicevamo proprio che Venezia negli ultimi anni ha avuto un exploit meraviglioso, no? Sì, 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 c'è un bel fermento in città. E quindi, insomma, io e mio fratello abbiamo bussato alle banche, siamo partiti con le nostre forze, abbiamo fatto un grandissimo investimento ed in sala eravamo io e lui. Quindi abbiamo impostato il tutto su una mentalità molto familiare, anche al ristorante, con la cucina, insomma l'idea è proprio quella di avere una famiglia all'interno del ristorante, dove ognuno si è, ha la libertà di esprimere la propria creatività, quindi la personalità è fortissima anche da noi. E, all'inizio abbiamo puntato molto sulla cucina, quindi siamo arrivati ad avere anche 9 cuochi. Poi, per quanti posti, scusami? Facciamo 36 coperti, okay. Massimo. E dopodiché a un certo punto, insomma, l'obiettivo va tenuto sempre lì, l'obiettivo è quello in futuro, un giorno, di avere un grande ristorante e quindi c'era bisogno di dare una scossa, una revolution alla sala e sono andata a corteggiare Manuel a Londra, me lo sono portata a Venezia. E insieme a Manuel abbiamo fatto un lavoro proprio di rivoluzione di tutto quello che si faceva in sala a livello proprio operativo, di organizzazione. E passerei anche la parola a Manuel. Sì, infatti sono curiosa di sapere adesso questa rivoluzione che poi è un po', no, è il tema di oggi. Che cosa è cambiato con il tuo arrivo? Beh, insomma, Benedetta venne a Londra e cercò di portarmi a casa, insomma. Venezia per me rappresenta casa, anche se non sono nato a Venezia, ma mi sono innamorato di questa città e sono felice di poterla rappresentare nell'ospitalità. L'obiettivo era quello di creare un gran servizio e l'obiettivo per me è stato dall'inizio cercare di pulire tutto ciò che, togliere tutto ciò che non serve. Quindi c'è stata una grande formazione nel personale. Quindi più che aggiungere un togliere. Abbiamo, facci degli esempi. Abbiamo iniziato dalla pulizia, cioè quindi da una grande organizzazione degli spazi. Lo spazio che noi adoperiamo, godiamo di un ristorante grande per essere a Venezia, ma lo spazio a Venezia è sempre molto limitato, quindi si gioca un po' a Tetris e quindi ogni... Insomma, eravamo io e mio fratello in sala, quindi tutti i gadget di cui ci si affeziona, per esempio, ha buttato tutto, Manuel, ha preso tutto, ha fatto piazza pulita. Quindi è stato importante togliere tutto ciò che non serviva e mettere tutto quello che serve nel posto giusto per essere efficienti durante il servizio. Per me il servizio deve essere, per noi il servizio deve essere leggero, veloce ed efficiente. Che vuol dire leggero? Leggero vuol dire che noi non dobbiamo essere sempre molto discreti al tavolo. Siccome offriamo un menù di degustazione di 7 o di 9 portate, i passaggi sono molteplici e quindi il nostro tocco deve essere sempre molto leggero ma invadente. Quindi abbiamo creato proprio un servizio efficiente partendo prima dall'organizzazione e dalla formazione del personale. E quel che abbiamo fatto è creare un racconto iniziale con una grande premessa su quello che noi offriamo, su quello che sarà l'esperienza e poi durante il servizio essere molto molto discreti. Per far questo in effetti abbiamo creato per ogni piatto una piccola card dove c'è scritto il nome del piatto e un piccolo racconto che può essere legato alle tradizioni locali, agli ingredienti locali o a qualche tecnica di cottura o a qualche passione o qualche aneddoto. E quindi non è una spiegazione che voi fate quando non portate la facciamo il piatto. Noi, ma ognuno è libero poi di intrattenere i propri ospiti al tavolo coinvolgendo o aggiungendo. Quindi questa è una scelta perché avete visto che non sempre sono disposti ma ad ascoltare. Io credo che, come diceva Teodosio, giustamente, non bisogna mai essere noi i protagonisti. Il protagonista è il ristorante e l'ospite e noi dobbiamo cercare di creare un'empatia in veramente in pochissimi secondi, ma mai essere noi al centro dell'attenzione, ma solo capendo dove c'è un piccolo fuoco
a mettere noi la benzina giusta per far sì che l'entusiasmo si accenda. E quindi quel che abbiamo fatto è anche una grande organizzazione della cantina, dove oggi abbiamo circa 800 referenze. Wow. E 35 referenze a calice. Bellissimo. E abbiamo creato due buon pairing per il menù degustazione, uno più semplice e uno premium, che ha lo stesso valore del menù, per capirci. E l'intrattenimento deve essere un ingrediente fondamentale in un'esperienza, quindi molti dei vini a calice vengono serviti anche da grandi formati, anche da 3 litri, proprio per dare un movimento al tavolo. E questo, secondo noi, è importante, l'intrattenimento, senza mai essere poi troppo invadenti. Per far questo abbiamo bisogno di persone, perché noi di sala non potremmo mai essere rimpiazzati da una macchina o da un robot che faccia il nostro mestiere, perché quello che cerchiamo di fare non è semplicemente portare dei vini buoni o dei cibo buono al tavolo, ma è proprio cercare di coinvolgere l'ospite in tal modo da potergli dare un'esperienza che poi si ricorderanno quello che cerchiamo di farlo in una maniera molto discreta, perché secondo me l'esperienza che noi diamo, uno la ricorda quando esce dal ristorante, o quando magari la prossima volta si risiederà al ristorante e si ricorderà che gli è arrivato il tovagliolo prima che si accorgesse che gli è caduto a terra. Quindi quello è servizio, quello deve essere qualcosa così. Però l'empatia che si crea con l'ospite è qualcosa di incredibile. Noi a Venezia abbiamo anche una città veramente unica, unica nei suoni, unica perché si cammina a Venezia e tutti camminano allo stesso livello, a meno che non prendi un taxi o un mezzo pubblico. E i suoni a Venezia, quando si esce, l'ospite che esce dal ristorante non monta in macchina e accende la radio. Ci sono dei suoni totalmente diversi, non c'è il rumore del traffico, non ci sono le sirene. I rumori che senti a Venezia sono, o i suoni che senti a Venezia sono il rumore dell'acqua fondamentalmente, il rumore di natura o il rumore fatto dalle persone, alcune volte da alcuni macchinari che possono essere, non so, l'aria condizionata o i vaporetti. Però sono dei suoni veramente molto unici. Per questo abbiamo tolto... Si vede che sei proprio innamorato di Venezia, sì, ne città, parli come di una donna. È una città molto molto bella ed è per questo che al ristorante, quello che abbiamo fatto diversamente, abbiamo invece di aggiungere la musica l'abbiamo tolta, proprio perché i silenzi che a volte si ascoltano a Venezia sono veramente unici, come a volte si cammina in una piccola calle stretta e umida e fredda e poi si arriva in un campo soleggiato che è rumoroso perché è pieno di gente. E ci sono queste grandi contraddizioni, ecco che anche in sala abbiamo voluto ricreare questo mood. E quindi credo fondamentalmente che non sia la musica a accendere l'atmosfera, ma siamo noi con la nostra personalità a non far ascoltare il silenzio alle persone. Bello. E quindi questo è un nostro reddito. Insomma, spero di aver detto... Sì, abbiamo immaginato tutti il vostro ristorante. C'è il suono dei... Ma tu sei originario di Venezia? Sono di Brugine, un paesino dell'entroterra... tra Padova e Venezia. Se non sono nato a Venezia, ma sono un veneziano, perché veneziano è chi decide di abitare a Venezia, che è una città molto fragile che ha bisogno di cure costanti. Venezia ha bisogno di essere abitata. Sono tornato da Londra nel 2019 e quel che ho voluto fare è comprare un piccolo appartamento e restaurarlo. È una città che ha bisogno di questo. E quindi anche tutti i nostri colleghi, il team di cucina che oggi è di Napoli, sono venuti, abbiamo totalmente un nuovo team, ma sono tutti, abbiamo cercato casa per loro e tutti abitano a casa. Quindi il contributo che stiamo dando con il local anche a livello di società è importante, secondo me, perché Venezia va vissuta, non va usata. Ma il nome local l'avete deciso prima di conoscere Manuel, ma li veste a pennello? Sì, beh, il local è nato prima il nome del ristorante, cioè era proprio la nostra idea di immergere il ristorante dentro Venezia, ma proprio per questo motivo, cioè avremmo potuto farlo a Londra, io vivevo lì da 7 anni, ero
ben inserita. Non ci dispiace Londra. Ero ben inserita nel mondo londinese, però Venezia è la città in cui sono cresciuta, mio fratello è cresciuto e la amiamo, e negli ultimi 20 anni si è completamente spopolata. Siamo rimasti 50.000 abitanti. Viene tutto convertito, tutte le case vengono convertite ad uso turistico, è un problema grossissimo. E quindi insomma era una missione. Come trovare lo staff? Perché adesso magari ne vorrei parlare un po' con tutti, perché tutti, chi più chi meno, ha questa difficoltà a trovare lo staff, soprattutto in sala in questo momento. È davvero un post-Covid difficilissimo per la ristorazione da questo punto di vista. Però voi a Venezia, perché poi convincere qualcuno, ripeto, è una città bellissima ma non è facilissima da vivere, no? Quindi come fate a trovare lo staff? In questo momento abbiamo un ragazzo con noi da più di 3 anni, scusate, da più di 3 anni, aveva iniziato prima di me, per esempio, e lui è di Pellestrina, quindi è un autoctono, un altro local. Ed è cresciuto molto perché lui lavorava in un agriturismo. La fortuna nostra è la sua voglia di imparare, la sua voglia di fare la differenza, che è una cosa molto molto rara nei ragazzi di oggi, che sono abituati alle cose veloci. Per imparare a fare questo mestiere ci vuole tanto spirito di sacrificio e tanto duro lavoro, perché per imparare a fare quella cosa così precisamente e sempre uguale tutti i giorni, ci vuole determinazione, ci vuole Ma è sempre uguale coraggio. Tutti i giorni? Ma alcuni gesti sono ripetitivi. Quello che facciamo, aprire una bottiglia, è sempre lo stesso. Quello che... Vai Mattia, cosa volevi? Se posso dire qualcosa? Uno dei motivi per il quale mi ha tenuto a Copenaghen... Geranio mi ha tenuto a Copenaghen a più a lungo di tutti, e il fatto che ogni giorno, per quanto possa sembrare simile a quello precedente, è che ogni giorno in sala, ogni giorno a contatto con i clienti, è completamente diverso. Sono d'accordissimo. Che ha a che fare con persone diverse. Con persone, problemi, cioè a livello imprenditoriale, a livello di gestione. Quello che faccio io la mattina è, faccio un passo dentro Geranio e dico, cosa mi aspetto da questo giorno? No. Cioè, le problematiche che bisogna gestire all'interno di un ristorante sono infinite e sono sempre imprevedibili. E questo riesce a farci crescere come persone, ma anche come lavoratori e professionisti del settore. Penso che gli ultimi 3 anni ci abbiano davvero temprato. Certo. Su questo, cioè, non ho dubbi. Noi non l'abbiamo nemmeno sentito, purtroppo, perché avrebbe anche migliorato la situazione ancora di più da noi. Per quello che volevo dire è riuscire, quando trovi dei ragazzi che hanno voglia di imparare, a dargli gli stimoli giusti proprio per non cadere nella noia. Quindi quello che facciamo anche attraverso training è dare nuovi stimoli e fargli fare qualcosa di nuovo ogni giorno, dargli nuove responsabilità. Il bello poi di lavorare in un ristorante dove si è circondati dal mondo è che ci permette di viaggiare anche stando sempre fermi nella stessa scatola, perché gli ospiti poi, se si crea quel contatto, come dicevamo prima, ti portano veramente a scoprire nuovi mondi che noi non conosciamo. Fate dei viaggi loro con i vostri piatti e voi attraverso i loro racconti. Sì. Bello. Allora, parliamo ancora di staff, perché è una cosa che io ancora non sto riuscendo a capire, ma che sarebbe bello indagare, e forse tra qualche anno riusciremo a comprendere questo fenomeno. Voi Teodosio, qual è la situazione ricerca staff? Come lo trovate, come lo cercate, come lo selezionate? E anche voi avete avuto queste difficoltà post-Covid, post-pandemia? Questa è una difficoltà ricorrente, non è una difficoltà del momento, è una difficoltà da sempre, perché fare questo lavoro è un lavoro di sacrificio, come dicevamo prima, e anche di grandi rinunce, specialmente per i ragazzi e per le ragazze. Rinunciare a uscire la sera con gli amici, la famiglia e tutto il resto. Per cui trovare dipendenti è veramente complesso. Io... La nostra situazione è una situazione un po' particolare, perché ho mia figlia, Antonella, come dicevo prima, che ha scelto di fare questo lavoro, quindi realmente lei è la direttrice oggi. In più abbiamo 2 ragazzi, uno studia architettura, quindi anche un'affinità al bello, al gusto, all'armonia, che ci sta tanto, e un altro ragazzo che si è avvicinato per... proprio per emulazione, il fatto di stare in un ambiente stellato, eccetera, eccetera. E ho visto che questi ragazzi, una volta che stanno all'interno,
quelli giusti, perché poi ci sono tante meteore, ma tantissime, ma cose di un giorno, proprio immediato. Questi ragazzi ti emulano, ti copiano, nel senso buono, nel senso che sono attenti a quello. Non c'è bisogno di dirgli fai questo, fai là. Io all'inizio dico guarda, stai, mettiti in un angolo, osserva, così osserva, non fare niente. È inutile dirgli prendi il tovagliolo, mettilo lì da destra, da sinistra. È una cosa che non riesco a fare, non è un compito. E invece io mi faccio stare lì e dico ok, adesso porta questo piatto magari. E poi dopo una settimana sono la tua copia, ecco. Bello. Alessandro, eccomi. Tu stai seguendo nuove aperture, nuovi posti, sei in piena ricerca staff o l'hai appena conclusa? Cos'è successo? Hai visto un cambiamento? Ma il problema del personale è una cosa seria a livello nazionale e che ne so, nel senso che neanche io la so la risposta. So solo ma è che... diverso adesso rispetto no, a... No, non si trova. Cioè non è che lo dico io, lui, tu. Non si trova. Credo che ci sia, si va incontro a una crisi umana più che a una crisi di personale. Cioè, le persone non c'hanno più un sogno, una fame. Cioè, ma perché? Cioè, a noi non ci ha regalato niente nessuno. Ci svegliamo la mattina e voglio fare il cameriere, voglio fare il benzinaio, voglio fare l'avvocato. Mi impegno per fare quello. Perché adesso... tabula rasa, no, il cameriere no, il cuoco no, voglio lavorare otto ore, è una stupidaggine pure il dopo Covid, dire una frase fatta dopo il Covid, ma... E però molti hanno sottolineato questa difficoltà che è aumentata, c'è no? Un post problema la pandemia, di... cioè molti hanno cambiato lavoro, io mi sono ritrovata a sentire delle persone che dicono adesso faccio vero, l'autista vero, Uber piuttosto che Amazon. Il problema è che è sempre, il problema sta sempre nella testa, quindi il problema è la burocrazia, sono le leggi. Sempre a mio avviso, perché se un ragazzo va a lavorare al centro Vodafone, senza fare pubblicità, e guadagna 200 euro meno del cameriere che lavora da me, lavora 8 ore, quello ne lavora 12, 13, Natale, domenica, sera, e quello poi vive con quell'altro, dicevo, ma io lavoro 6 ore, guadagno come a te, ma che sei stupido. Allora, poiché l'Italia... la Puglia è più bella, Roma è più bella, Venezia è più bella, significa che l'Italia vive di un turismo enogastronomico, polo museale, che non c'è uno che viene in Italia se non viene per mangiare, per bere e per vedere le bellezze. Quindi secondo me tutte le persone che lavorano nel settore enogastronomico turistico devono, e all'accoglienza eccetera, devono guadagnare quel 40-50% in più, in primis perché così lavorano meglio e attiriamo ancora più turisti. E poi perché è giusto così, perché sennò di che parliamo? Perché dici vero, perché ci si fanno i sacrifici e quindi... Ma è possibile che lo dovevo dire io o uno di voi che siamo tra virgolette addetti ai lavori, siamo l'ultima ruota del carro, lavora... cioè noi dobbiamo lavorare per vivere, parliamoci chiaro, non stiamo qui a fare fenomeni, ma cioè ti rendi conto, lo devo dire io, lo devi dire tu, è possibile che nessuno lì su analizza quello che ho detto io o lui? Sì, noi potremmo vivere tutti di turismo in Italia, il turismo enogastronomico sicuramente è una fetta importantissima. Io devo dare 1200 euro a un cameriere e che poi me ne costa 2004, ovviamente discorsi vecchi e ripetuti. Allora io le do tutte al cameriere 2004, così quando viene a lavorare... È contento. È eccitato, capito? Che cazzo. Facciamo una pausa più. No, ma... applauso, grazie, ma applauso è quello che dico, viene dall'esperienza, dalla negatività che viviamo ogni giorno, dalle tasse, da tante cose, no? Cioè, è reale, un dipendente. Prendi il microfono così sentiamo. Io, come la maggior parte, tranne tu, e facciamo anche i conti, cioè, ma è assurdo dare 1200-1500 euro a un dipendente e 1500 euro allo Stato. Scusami. E poi è assurdo. Adesso sta passando pure il messaggio che non io, non lui, ma noi ristoratori paghiamo poco e, come dire, violentiamo il personale. Noi non siamo in grado di pagarli di più, perché i conti non tornano, è lo Stato che deve aiutare noi. Cioè noi siamo la parte lesa, volete capire? Scusami. No, ma poi voglio dirci, noi un dipendente...
Io sono anche padre. Mio figlio, posso anche mandarlo in giro con le scarpe rotte, con le toppe ai pantaloni? Posso fargli mangiare pane e cipolla? Non mi dirà niente nessuno. Prendersi in carico un dipendente, le responsabilità che abbiamo sono paurose, fanno paura. Oltre a quello che è la situazione proprio economica. Ma perché lo Stato, non dico diamoli tutte 2.400 al dipendente, ma diamoli 2.000 al dipendente e 4 allo Stato. Ma perché mi deve... Mo stiamo facendo discorsi di Anna Caprino, la chiudo perché non hanno neanche senso. Ma perché poi mi devi dare 700 euro, 800 euro di reddito di cittadinanza a un personaggio che non fa niente? Fallo lavorare e toglimelo dalle tasse, lo diamo al dipendente, non che devi far risparmiare me. È una situazione complicata. È normale che un ragazzo per 40 euro oggi non viene a fare il cameriere, non rinuncia alla vita. Con 10 euro che gli dà la madre, la zia, il nonno dalla pensione, si va a bere due cocktail dove fanno questi spritz con 4 soldi, è passato la serata. Il futuro si vedrà. Dobbiamo stimolarli. E rimorchia pure. E rimorchia pure. Quindi è complicato. Non facciamo il discorso, i giovani sfaccendati, non vogliono lavorare. È bugia. Non esiste. I ragazzi, siamo stati ragazzi noi e i vecchi ci consideravano allo stesso modo. È una questione generazionale. I giovani vogliono lavorare, vogliono fare famiglia. Ma come facciamo oggi a dare a un ragazzo di 25-30 anni che fa il cameriere in Puglia, dove il turismo, che è la sorta di, diciamo, di macchina produttrice, dura, e già, siamo già fortunati perché dura 4-5 mesi, gli altri 6 mesi questi ragazzi come fanno a fare una famiglia? Come fanno a prendersi una casa di affitto, un mutuo, un matrimonio? È impossibile, ragazzi, è umanamente impossibile, questo è un problema serio, ma non è colpa dei ragazzi che non vogliono farlo, è una condizione assurda e poi noi ne paghiamo le conseguenze per quello che stiamo sempre a mettere toppe ai buchi che si creano all'interno del ristorante. Vabbè. Forse, è un discorso scusatemi, forse non no, era no, il no, caso ma la divagazione tra l'altro è un problema che hai tirato su, insomma è comune a tanti ristoratori, reddito di cittadinanza eccetera, insomma diventa complicatissimo, però in effetti tante figure professionali in questo momento sono praticamente scomparse perché preferiscono rimanere io a gli fa il gondoliere. Ti ci vedo con la maglietta a righe, però più la gondola forse. Antonello, dacci un po' il tuo punto di vista su questo argomento, perché noi poi tra l'altro ne abbiamo anche parlato, perché ogni tanto ci sentiamo in Puglia, come si fa, dove si trovano i ragazzi volenterosi, appassionati, come dobbiamo fare, e insomma abbiamo parlato a lungo di questo argomento e il tuo punto di vista è sempre molto interessante. Ma io dico che io non so perché non riesco a dare responsabilità al reddito di cittadinanza, perché chi preferisce il reddito di cittadinanza per stare a casa piuttosto che venire a lavorare, ritengo che sia meglio che stia a casa, perché sicuramente non ha le qualità che noi cerchiamo, quindi sicuramente le qualità soprattutto per i nostri ristoranti e come dicevamo prima rispetto al carattere, alla personalità, e naturalmente chi decide di stare a casa evidentemente non le ha nelle corde, quindi è inutile andare a cercare, magari può essere più un deterrente per altre figure professionali all'interno del ristorante, ma non quelli della sala, perché in sala naturalmente cerchiamo la motivazione. Io ritengo che il lavoro che dovremmo fare noi oggi, che lo facciamo con amore, che siamo felici di farlo e siamo così appassionati nonostante le mille difficoltà, è quello di alimentare, se c'è una fiammella nei ragazzi, voglio dire giovani, nei ragazzi delle scuole, e c'è una fiammella eccetera, dobbiamo alimentarla e creare un incendio da quella fiammella nella mentalità dei ragazzi. Questo non puoi che farlo intervenendo a scuola, non puoi che farlo intervenendo
in qualche modo anche in chi si occupa fortunatamente negli ultimi anni dei corsi post diploma, dove naturalmente chi sceglie di fare questo lavoro cerca di perfezionarsi per arrivare pronto poi in alcuni ristoranti, perché spesso oggi, proprio per quello di cui parlavamo prima, che la sala sta avendo ha avuto la sala di ristoranti un'evoluzione in positivo, in meglio, perché parliamo di grandi interpreti della sala e molti sono qui, insomma, degli esempi ce li abbiamo qui, parliamo di psicologia in sala, eccetera, sono tutte cose di cui non si parlava prima, e spesso questi argomenti il ragazzo di 16, 17, 18 anni che sta capendo oggi cosa fare da grande può essere spaventato da questi aspetti e quindi può essere allontanato da questi aspetti rispetto alla sala. Allora, e ci vuole una grande passione per poter affrontare tutti i sacrifici che questo lavoro comporta. Allora, ne parlava prima Teodosio, insomma, le feste, la serata con gli amici, eccetera. Cioè, sì, quando un ragazzo è giovane, si sta formando. E quindi forse qui, ma faccio autocritica, voglio dire anche che forse qui, quando parliamo in questi termini, sbagliamo anche noi, perché parlare di lavoro, di sacrificio, di rinunce, di cose, eccetera, e evidentemente sono dei messaggi sbagliati che mandiamo a chi oggi fa in tempo a decidere per una vita che non abbia sacrifici, che non abbia gente. Noi la verità è però che siamo convinti, perché altrimenti non saremmo stati qui oggi, che è il lavoro più bello del mondo, è quello su cui dovremmo concentrarci e trasmettere questo concetto ai ragazzi, perché poi i sacrifici, trovatemi un lavoro che non abbia sacrifici e che non abbia voglio dire rinunce, eccetera, e qualsiasi lavoro ce l'ha. La verità è che chi ha un minimo di predisposizione per fare quello che facciamo noi è importante, e noi dobbiamo intervenire nell'età dei ragazzi, insomma, che oggi possono decidere quale strada intraprendere, per raccontare la bellezza del nostro lavoro, per raccontare perché che cosa significa fare il nostro lavoro in un certo modo piuttosto che in un altro, far propendere per il meglio, per la perfezione, per alcuni luoghi che inevitabilmente da Venezia a Roma e a Siracusa sono circondati di bellezza e che altrimenti staresti chiuso in quattro mura piuttosto che in una fabbrica a fare altro. Quindi io ritengo che forse noi stiamo sbagliando il linguaggio con cui ci rivolgiamo a questi ragazzi, perché noi dovremmo parlare del bello, perché siamo convinti che è così. Questo lo dico diciamo in una doppia veste, no? Da persona che ama la sala, lo dico da imprenditore, lo dico da ristoratore, lo dico insomma da tutti i punti di vista. Quindi a me piacerebbe una cosa, e forse è una cosa che dobbiamo far scattare. Noi dobbiamo dare la possibilità in qualche modo, e può essere una cosa che magari apparentemente è difficile, ma sono sicuro che di concerto tra ristorazione di un certo tipo, tra istituzioni e tra scuole, noi dobbiamo dare la possibilità a questi ragazzi, e non da soli, con le loro famiglie, di poter frequentare determinati posti da clienti, che possa far innamorare questi ragazzi di questo luogo e dire, infatti, e dire quanto sarebbe bello lavorare in questo posto. Secondo me dobbiamo focalizzarci su questo meccanismo che può mettere insieme questi aspetti. No, questo è molto bello, in effetti il pensiero è proprio questo, cioè queste persone, questi ragazzi, a parte vedere gli chef in TV e seguire, no, un po' le... Però quanto poi conoscono i ristoranti, quanto poi vengono a contatto con un servizio di un certo livello, quanto possono poi aspirare a fare quel lavoro se non lo conoscono. Io ho visitato da poco l'istituto Bocuse, dove c'è un grande servizio di sala, una grande scuola. Però Maria, c'è un problema che in questo momento, per un fatto anche se vogliamo normale, no? Socio-culturale ed economico, non tutti i ragazzi che frequentano le scuole con le loro famiglie possono permettersi, certo, di frequentare determinati. Per questo dico che va concertata un'operazione tra
chi si occupa di formazione professionale, chi è oggi l'attore principale, quindi il ristoratore, e inevitabilmente le scuole, cioè quindi le scuole, però magari come si va a fare una gita per visitare dei musei, cioè, oggi, forse una cena in un ristorante di un certo livello oggi, per aprire un po' la... Oggi tutti i ragazzi che decidono di investire 100 euro per andare ad un concerto, nessuno di questi ragazzi rinuncia all'idea o per un attimo al sogno di fare il cantante al posto del cantante che sono andati a vedere. Allora, però forse noi oggi, qualcuno noi di oggi noi dobbiamo mettere, sacrificio l'ha noi fatto oggi dobbiamo invece della scarpa, sì, però, della cena. Sono... Però ragazzi, non possiamo pensare sempre ai nostri percorsi, al nostro passato, perché di pari passo il mondo cambia. Noi dobbiamo convincerci di questo. Certo. Noi dobbiamo convincerci che 20 anni fa, quando io ho deciso di fare questo lavoro, non esisteva la possibilità di guadagnare con un post sul letto senza neanche essermi tolto il pigiama. Oggi ci sono queste possibilità e che naturalmente dobbiamo tenerne conto. Quindi guardare sempre al passato come se noi alle generazioni passate dava fastidio a noi, se ricordiamo un attimo questa cosa, dava fastidio a noi quando i nostri genitori e i nostri nonni ci parlavano del sacrificio in campagna, della frisa sotto l'albero all'ombra di 15 ore, di quanti, e dà fastidio anche alle generazioni giovani. No, però quello che volevo dire è se loro conoscono che c'è questa possibilità, che molto probabilmente non conoscono, forse possono anche pensare di fare quella scelta, cioè di investire quei pochi risparmi, quella cosa lì, in una cena di un certo livello piuttosto che in un concerto. Bene. Ma se non sanno che esiste, no, bene, cioè loro però, non conoscono. Sì, sono d'accordo, però questa può essere anche una sensibilità di un ragazzo su 50, su 100, ma nel momento in cui c'è un problema e noi capiamo che quella potrebbe essere la soluzione, questa sensibilità va indotta in questi ragazzi, va stimolata. Giusto. Va stimolata, e dobbiamo portarli in qualche modo alle nostre tavole. Io voglio dire, mi sono permesso Bello. In passato di fare anche dei pensieri rispetto a questo, parlando del mio territorio, parlando della Puglia, che conosco meglio magari di altri. Penso anche, facendo un po' delle riflessioni, Teodosio adesso mi potrà confermare o meno questa considerazione, che molti delle nostre strutture per 5-6 mesi, nella migliore delle ipotesi, ma anche, a volte anche 7, per 3-4 giorni a settimana non vanno neanche a break even. No? Allora, visto che noi dobbiamo esserci, investiamo su noi stessi, sul nostro futuro, sui nostri ragazzi, e inventiamoci dei menù degustazione scontati per tutti i ragazzi iscritti a scuola alberghiera e le loro famiglie, in modo tale che il compleanno, anziché andarlo, il loro compleanno, anziché andarlo a festeggiare, voglio dire, nel posto di quint'ordine, se vogliono fare questo lavoro da adulti, decidono di andare in un posto dove in qualche modo, senza presentarci come irraggiungibili, voglio dire, riusciamo ad avvicinarli al nostro mondo, e forse qualcuno di loro può essere il 10, il 20, il 30%, alla fine si avvicinerà. Bello, grazie Antonello. Bravo. Forse Manuel voleva ancora dire qualcosa e poi mi fanno segno che chiudiamo. Vai. Volevi dire bravo. Secondo me è tutto giusto, tutto giustissimo. Quello che hai detto tu, quello che avete detto voi, però ragazzi è un problema veramente tangibile ora, quindi secondo me o iniziamo a fare la revolution e a fare rete, o dove andiamo? Esatto. Anzi, dove andiamo? Io comunque volevo dire che... E quindi cioè, siamo qui a parlarne, come possiamo fare per unirci a fare rete? Come ci date voce, giornalisti? Come arriviamo ai giovani? Beh, il progetto di Antonello potrebbe essere un bel punto di partenza, questo avvicinarsi ai giovani, farli accendere questa scintilla. È la prima cosa a cui ho pensato quando ho sentito dirti questa cosa. Tutto giustissimo, ma dobbiamo veramente iniziare subito. È difficile far rete. Comunque volevo dire che io quando ero piccolo mi mettevo il pigiama, mio padre guadagnava perché dormivo, non mangiavo. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Allora, so che dobbiamo consegnare adesso le targhe di Food Expo, quindi ci alziamo per la foto di rito, giusto? Vai.